Bella come Venere, mia sposa, mi auguro che il nostro amore sia gradito agli dèi e che presto un piccolo Gaius tenda le mani verso di me, sorridendo dolcemente. Presidente della Proloco, qui a Buccino una rievocazione storica di epoca romana, giunta alla sua 36esima edizione. Di cosa si tratta? Una manifestazione che, come appena detto, una rievocazione storica. In realtà questa manifestazione nasce in un contesto non storico in un primo momento. In realtà la manifestazione nasce nel 1978 come una sagra, esattamente per promuovere dei prodotti tipici di questo territorio. Nel 96 viene abbinato dalla Proloco, stravolgendo un pochettino quelle che sono giustamente l'iter della manifestazione in essere nei primi momenti, per accostargli un evento storico culturale che dava un attimino un pochettino più di importanza a questo territorio, caratterizzandolo con un periodo storico ben preciso sulla Roma antica, creando dei percorsi che vanno ad integrarsi all'interno del circuito del Parco Archeologico Urbano e del Museo Archeologico Nazionale dei Volcei, inaugurato il 16 ottobre del 2009. Per questa edizione, la 36esima edizione, quindi, in pratica abbiamo messo in essere una manifestazione un attimino più importante, organizzata diciamo un pochettino più meticolosamente, creando in pratica all'interno del percorso e dando al turista anche la possibilità di attraversare le sale del museo, quindi attraversare il tempo. Uscendo dal questo museo, il turista ha la possibilità di calarsi all'interno di uno spaccato storico ben preciso, laddove nel chiostro degli Eremitani ci sono allestiti diversi banchetti degli artigiani della materia che fedelmente ricostruiscono alcuni dei materiali che noi troviamo nelle teche all'interno di questo museo, tra cui anche il conio di una monetina di Cleopatra. Questa monetina è stata interamente realizzata quindi dal conio e viene battuta esattamente da uno di questi artigiani professionisti in diretta, dando la possibilità ai vari turisti che giungono qui durante questi 3 giorni di acquistare anche un omaggio, un souvenir da portare via della manifestazione. Grande risalto quindi al lavoro dell'artigianato, ma non solo? Sì, non solo l'artigianato, in realtà quello che mettiamo in luce è un evento anche storico ben preciso e particolare. In pratica il matrimonio tra l'imperatrice Bruzia Crispinia, figlia di questo territorio, il territorio dell'antica Volcei, figlia del senatore Bruzio Presentes, che sposò l'imperatore Commodo. Lo conosciamo bene tutti, giustamente diverse le storie, soprattutto il film del Gladiatore. Quindi verrà riproposto il matrimonio tra i due, nonché il convivium, il banchetto, i festeggiamenti che venivano realizzati in onore di questo matrimonio, con la parte finale dell'evento che prevede l'esilio di Bruzia a Capri e quindi l'uccisione di Commodo dai suoi amici, dai suoi senatori. A Bruzia Crispina succede quello che ahimè spesso succede a molte donne, ma andiamo a conoscere invece da vicino chi è la protagonista di questa manifestazione. Sì, io sono Bruzia Crispina e sono nata in queste fertili terre, faccio parte della gens dei Bruzi che hanno dato magistrati integermi. Sono andata in sposa molto giovane, a soli 16 anni, all'imperatore Commodo. Quando sono andata in sposa a Commodo ero molto innamorata, Commodo è un uomo veramente affascinante, ma purtroppo dopo soli 4 anni dal nostro matrimonio, con accuse false, sono stata esiliata all'isola di Capri e condannata a morte. La mia storia è una triste storia, ma purtroppo è stato il mio destino e ho dovuto accettarlo. La sua famiglia, i Bruzi, che divennero più di una volta consoli a Roma, ricchi, nobili, famosi e rispettatissimi. Quando il padre di Crispina ha occasione sul fronte del Danubio di incontrare l'imperatore Marco Aurelio, stringono questo accordo. Il padre di Crispina propone all'imperatore Marco Aurelio la sua bellissima figliola, perché di Crispina si dice che fosse molto bella, tanto da superare, così qualcuno dice nelle storie auguste, più bella di Cleopatra. Ecco, quindi la bellezza e la giovinezza di Crispina conquista anche il giovane Commodo, figlio di Marco Aurelio, ma molto diverso dall'imperatore Marco Aurelio. Questa giovane amica che ha impersonato la bella moglie di Commodo
sapeva che il fascino di Commodo era grande, ma anche pericoloso, perché di Commodo già si diceva che era intemperante, che spesso cambiava umore. E lei, proprio nell'ultimo atto della sua vita, in pratica, dopo 4 anni di nozze, ha provato quanto la follia avesse preso la mente del suo consorte. E quindi, in un momento, diciamo, in cui tenta di ritrovarlo, si accorge che non c'è più niente da fare. Durante il processo che le viene purtroppo fatto, Parole tenta di riconquistare l'amore, perché lei lo amava, del suo Commodo, che era giovanissimo, ma che ormai aveva preso altre strade con altre intenzioni, quindi voleva proprio ripudiarla. Siamo con uno dei partner di questa manifestazione. Buonasera a tutti, sono il responsabile per questa uscita della Legio Prima Italica qui a Buccino per Storie Volceiane, giunta alla credo 36 o 37esima edizione. Di cosa vi occupate in particolare? Noi ci occupiamo di rievocazione storica militare romana e da qualche anno anche di rievocazione storica civile romana. Noi veniamo da svariati anni a Buccino, non ci possiamo considerare più dei partner ovviamente, ma ormai degli amici, perché per questa per noi è un'uscita particolarmente sentita. Sappiamo che ha lavorato anche con grandi nomi del mondo televisivo. Beh sì, la Legio Prima Italica vanta alcune collaborazioni, tra cui possiamo annoverare Alberto Angela, che è un nostro amico, sì certo. Siamo nel cuore della manifestazione qui a Buccino con il direttore artistico della parte artigianale di questo evento. Sì, quest'anno l'organizzazione di Storie Volceiane ha voluto ampliare l'offerta al proprio pubblico con gli artigiani della materia. Gli artigiani della materia sono artigiani in grado di riprodurre il lavoro di un artigiano dell'epoca utilizzando materiali, tecniche, utensili e modalità, comportamenti tipici di un artigiano romano di 2000 anni fa. Lo fanno curando anche lo spettacolo, curando anche un'offerta quasi emozionale del loro lavoro e creano prodotti. Questi prodotti sono spesso riproduzioni di reperti conservati nei musei, alcuni dei quali anche nel museo di Buccino, straordinario museo. Ci siamo organizzati per tempo con rilievi di alcuni oggetti che sono poi stati riprodotti e riproposti per il pubblico. Sono oggetti anche in vendita da parte di questi artigiani. E quindi l'offerta di quest'anno nella manifestazione è anche questo mercato antico, questo mercato storico fatto di artigiani di un'epoca ormai passata ma indimenticabile. Sindaco Parisi, siamo alla 36esima edizione della manifestazione Storie Volceiane qui a Buccino. Sì, è un evento importante, 36 edizioni, insomma si è protratta nel tempo questa manifestazione che nel frattempo ha avuto anche qualche metamorfosi, cercando di associare, di collimare il momento più squisitamente gastronomico e culinario con un momento più culturale, appunto. Viene chiamata da qualche anno Storie Volceiane. Noi pensiamo una preziosità di rievocare i momenti più importanti dell'antica Volcei. L'antica Volcei sappiamo che si estendeva appunto da Buccino per arrivare fino a Sala Consilina, e era un municipio romano che batteva moneta. Stasera abbiamo anche il conio qui a Buccino che, grazie a questi ospiti che sono venuti per lo più dal nord, sono dei veri e propri professionisti, ci hanno fatto e ci fanno rivivere i momenti dell'antica Volcei. Miei cari ospiti, desidero che questa festa resti indimenticabile
e per questo ho fatto venire dall'Oriente eleganti danzatrici che allieteranno il nostro convivio accompagnate dalla loro musica gioiosa. Il vino poi farà il resto e scherzi e risa abbonderanno fino alle prime luci dell'alba.